casco. Allora, Giulia, mamma ha trovato. Giulia, eccomi. Senti, mamma ha trovato la cameriera. Sto cercando. E dove stai cercando? Dove vai? Che cerchi? Dove cerchi? Non lo so, guarda. Mi sa che è arrivato. Aspetta, vado a prenderlo. Rubì. Si può? Rubì, ti prego, aiutami. Ma come ti aiuto? Ma tu hai il cervello? Io ho finito, zì. È finito tutto, Rubì. Come è finito tutto? Non c'è più nessuno streamer al mondo. E io sto senza lavoro, non so che fa, non so fare niente, perché ho fatto lo streamer tutti sti anni e non ho alcuna abilità pratica, nessuna skill da utilizzare. Ti prego, non sono in grado di fare niente. Basta. Non sono in grado. Basta. Aiutami. Vedi, si ritorce sempre conto. Contro, conto, no, sì. Sto a pagare conto delle mie cazzate. Contro. Come dice mio nonno, ai suoi tempi, la ruota gira. Ed è girata per me. Vabbè, Isa va due tramezzini. Ci posso provare, insegnami tutto quello che sai. E allora mettete da qua, vai. Ok, ce l'hai tipo una parannanza, una cosa? Sì, tanto io, non ti preoccupare, c'ho tutti. Allora, questa era la parannanza vecchia di una volta, di mio nonno. Belle, quelle proprio nostalgiche, nere, eh? Che piacevano tanto. Su Twitch gli piaceva tanto ai pischelletti sta cosa. Sì. Ma come si mette una parannazza? Una parannazza si mette così, guarda, si muove, tiri giù. Insegnami tutto. Vai, però. Poi te leghi. Ah, ok, beh, bravissimo, hai fatto. E poi ti metti il cappello. È facile mettersi una parannazza, l'ho capito adesso. Ok, ma no, perché, vedi, c'avevano ragione i nostri, mio padre, mia madre, cioè... Fa lo streamer, l'influencer, non è un lavoro. No, però... No, devi fare il barista, devi andare a lavorare al cantiere, devi fare tutti gli stessi lavori. Non ti impari a fare niente, non ti impari, capito? Ma Simone, sei manager, se lo mette giù. Appunto, non so fare niente, non so toccare nulla, capito? Quello che tocco diventa merda. Fammi una cosa. Rubì, che? Guarda un po'. Forse ci serve un'altra assistente. Ho trovato la cameriera. Ma quello è l'elmo mio. No. È perfetta, no? Oh mio Dio. C'ha pure 18 anni. Ah, strano, giuro. Poi ci mi portava maggiorenne, vorrei ricordare. Che è maggiorenne? Eccomi. Da. Siamo sicuri che sei maggiorenne? Flavia, senti, quanti anni hai? Dipende da cosa devo fare. Che cazzo di cosa devo fare? Non so, Robby, tu sei per il lavorare, capo, io. Per lavorare sono giusta. Hai 18 anni? Può essere. A me mi ha detto che è maggiorenne, quindi può fare tutto. Entriamo nel contesto del Io l'ho detto, sempre dipende da cosa devo fare. Allora, sei capace a prendere ordini? Ci provo. Ci stanno i clienti da fuori? Ci provo, sì, vado a prendere. Alla prova, cioè, vado a prendere, grazie. Flavia, vai a prendere. Vado. Oh, mi raccomando, giusti, Giusti, oh, fidati. Grazie. Brava. È forte però, sì, maggiorenne, sì. Ricordiamo. Fondamentale, poi tanto è tutto soggettivo e relativo in questo momento. Sì, mettete il cappello, va, soggettivo e relativo. Se me c'entra. Allora, ma a te piace sto bar che ho costruito? Ma pure alle persone a casa. Alan Shearer. Vabbè, il mio nemico giurato. Una volta c'era un nemico giurato che si chiamava Alan Shearer. Ma per sempre i coglioni. Ce ne avevo due. Uno che poi ho fatto moderatore che si chiama Cole. E poi pure un altro, Flamer Flame. Vabbè, c'ho avuto un po' di storie, un po' di cose. Io alla fine ho perso il lavoro, ho detto vabbè, oh. Ma a te c'è tutti questi qua ti rompono il cazzo. Oh, Rubì, fammi subito tre tramezzine al pollo. Ma subito. Ma me devo mettere la panna? Ma come al pollo? Al ma pollo. C'è il pollo? Allora, mi hanno detto al pollo. Mi hanno detto che gli hai detto te? Io? Ma non c'è il pollo? C'è mai stato il pollo? Sì. C'avemmo la radio. Chiedi un altro tramezzino. Non ce l'ho un altro tramezzino. E fai io come vuoi te, tanto se li mangiano. Se li mangiano. Allora, fammo i tramezzini. Potremmo fare olive arachidi. Fanno cagare olive arachidi. Scusa, non so come... Mettici due cose dentro a caso. Due cose dentro a caso. Che fammo? Pomodoro, mozzarella? Vai, intanto il pane forse. Pane, ecco. Intanto ne vado a prendere altri. Ok, prendi l'altro. Allora, c'è il pane di tramezzini, tiè. Che bello. Così mi racconti un attimo la storia tua, che è successo. Perché noi ci siamo poi persi di vista. Vero. Hai visto che Marra ha fatto 18 figli? No, ha fatto una. Ai tempi. Lo so, 18. Ok. Ecco, sì. Che ma sei gatti? Sì, allora, lì c'è la maionese. Come lo fammo? Classico pomodoro e mozzarella? No, hanno chiesto al pollo. Ma il pollo non ce l'ho. No, non ce l'ho. Vabbè, famolo prosciutto, maionese. E mozzarella. Mozzarella è sempre bene. Sì. Vado a pià. Allora, per fare un panino, prima cosa credo che serva il pane. Allora. Vi leggo, ragazzi, vi leggo. Non ci sarà un po' di S. E amen. Ok. Tiè, pia da mozzarella. Una bella sizzona. Allora, poi che piamo il prosciutto? Dove sta il prosciutto?
Raga, mi sono perso il prosciutto. Dai, non potremmo partire così. Lo so, mi sono perso il prosciutto. Che c'è sta? Ah, no, eccolo, l'ho trovato. Perché Giulia mi ha messo dentro le buste. Ma io questo non... Ciao, Monta, ciao, Bosniaco. Questa si apre così. Io faccio ancora finta che faccio live, capito? Quindi ogni tanto saluto... Sì, anch'io ogni tanto mi sento che c'è un pubblico, ma in realtà qua stiamo a lavorare. Sì, stiamo a lavorare e io ogni tanto saluto. Infatti mi viene ancora da dire Amazon Prime, ma sub è gratuita, perché ormai mi è entrato nel cervello. Ma certo, ma abbiamo tipo la PTSD, sì, abbiamo una sindrome post-traumatica da Twitch, sì. Da streaming. Ciao di calcio! Lo so, pure lui era uno che una volta... Comunque... Allora... Vai, tagliamo la mozzarella, mi sta aspettando a me. Ma qui devo fare i tramezzini, Simo. Ma come la tagli? No, vabbè, devo consegnare, Simo. Qui sei è quella la cosa, io non so niente. Non sai niente? A Rubì, ma me l'hai fatto questi tramezzini? È massa questa che rompi i coglioni. Vai! Capito, ma non no, faccio niente. Vai, la mia mozzarella, ma non si... Vai, così. Questa rompi i coglioni. Così. No. Come no? Ormai è andata, Rubì. Io non posso stare qua ad aspettare te, eh. Ok, ma che cavolo, sei arrivata adesso? Ma non aspettare, sono due ore. Allora. E se poi Simone richiedono? E se tu richiedono, ti aspetta. No, no, come cacchio tagli, Simone? Con le mani. Vai, guarda, così, fai così. E il primo manino lo faccio io. Io non penso che se lo mangiano così. Lo so, manco io. Comunque, aspetta, fammi... No, devo mettere la maionese. Che è sta roba? Okay. Oh, Rubì, te ne porto un'altra perfetta per te. In che senso? Non baffo io. Capirai. Ciao, ciao. Vabbè, tutti hanno tutte le cose da fare. Comunque. Allora, maionese, vai, sprema. Poi, lo sai che serve qua? Lo spalmatore. Ma che vuoi fare? Mi vuoi chiamarti quando sono pronti? Certo. Magari prima di un quarto d'ora. Sì, ma sei cagatrice. Prima che mi faccio vecchia. Ho capito. Dai, già chiamami. Siamo fatti vecchi. Ma questo è uno strumento incredibile. Cosa che non ho mai visto, perché questi boomer non mi hanno insegnato. Sì, come posso fare? Devo trovare il modo efficiente. Con la sinistra spremo. Okay. E con la destra spalmo, capito? Vabbè, con la destra spalmi. Ok. Allora adesso pure te c'hai metodi simili, no? Che la sinistra fai una cosa e qua la destra fai un'altra. Faccio un'altra, sì, esatto. Poi ci metto una bella fetta di prosciutto qua. Quanti ne vanno? Tre? Sì. Allora, a posto, vai. Allora. Prima prosciutto, vabbè, poi mozzarella. Ragazzi, io ancora parlo che di chat, però ci sta. Ragazzi, purtroppo sono artigianale, ancora non abbiamo il denaro per... Vabbè, siamo andati hard discount. Hard discount, ci sta. Ma che ne sa tanto il cliente? Sì, ma io hai visto? Io è come se parlo caccia. Per me ormai è così. Ci potremmo pure tipo sputare dentro, capito? Sì, vabbè, manca a fare così, però. No, è un'ipotetica, capito? Però guarda che bello. Però siamo bravi a fare i tramezzini. Se dica la verità. Fino a là. Ma è cagata. Dai, ci mettiamo due pezzi di mozzarella. Aspetta, dai, io. Vediamo che cosa succede. Mamma mia, si è tagliata proprio male, però, te voglio bene. Vabbè, ma devi imparare, non mica stai su Twitch che fai le cose, il Cerbero, le cose. Rosario Riccardo, ti ricordi? Mi ricordo io là, praticamente non dovevo fare niente, mi dovevo sedere sulla sedia, di due cazzate e mi arrivavano, capito, i sordi, le cose. Mo se devo far culo, invece. Sì.